Eccoci qua. Allora, ciao a tutti, siamo questa sera assieme a Daniele, conosciuto da tutti quanti ormai come Daniele Lussemburgo. Dopo 20 anni esatti, rifà un club sandwich. La sua storia nasce a Oderzo, arriva a Jesolo, fa il Sabbiadoro all'epoca locale di tendenza e poi passa e va al Terrazza Mare. Il Terrazza Mare rimani per quanti anni? Tre. Io soprannominato Lele Snack. Lele Snack all'epoca, oggi invece è conosciuto da tutti quanti come Daniele Lussemburgo. Ok, adesso ci farà vedere come 20 anni fa si faceva il club sandwich. Quindi lui ha già preparato due basi, formaggio, prosciutto, lattuga, pomodoro. Le tre fette di pomodoro d'ufficio. Eccole qua, tre fette. Io ci metto sempre il pizzichino di... Assolutamente, non lo diciamo però. Questo segreto lo dovete venire qua ad assaggiare e poi scoprire cosa ha messo dentro Daniele. Ok, andiamo. Allora. Il nostro pane. Adesso non conosco neanche la piastra perché ovviamente non è mia. Quindi quando si conosce la piastra si sa anche dove mettere le varie cose, questo è molto importante, sì. Nella preparazione, una volta che ti conosce come pure Ferrari. Io non lo cucino enormemente da questa parte, mettiamo qua intanto. Questo diciamo qua, scusa. Quindi adesso stiamo mettendo il prosciutto cotto e stiamo facendo fondere, stiamo facendo la fusione del formaggio, che è un momento particolare del club sandwich, è un momento che è importantissimo su questo piatto qua. Il formaggio deve fondere giusto, non deve essere tostato, sennò si brucia e il formaggio non va bene, come tanti dicono che acquista il sapore, ma non è vero. Qui deve avere la sua fusione, dopodiché lo appoggiamo al nostro club, questo rimane per continuare un po' la sua fusione, lo segniamo qua, questo lo mettiamo qua. Allora, io tengo sempre due fette di spicco. Ecco, quindi cosa posso dire? Possiamo dire che questo è un club sandwich che all'epoca si mangiava ascoltando i Righeira, mi viene in mente, giusto? Sì, con Vamos alla Playa. Posso farlo qua questo? Qualche anno fa. Quando a Jesolo c'erano ancora 18 discoteche. Sì, bei anni, bei tempi, no? Assolutamente. E quando il Terrazza Mare era il clou di Jesolo, era il biglietto da visita di tutta Jesolo ormai. Sì. Dove si facevano gli eventi, i più grandi eventi. E ricordo Zucchero, per fargli un nome, Zucchero Fornaciari. Poi sempre questa serata qua abbiamo anche Johnny, che anche lui ha lavorato al Terrazza Mare. 5 anni. Per 5 anni Johnny è stato lo snackista dopo di Daniele e ha fatto per 5 anni lo snackista. Oh, certo che dopo 20 anni. Dopo 20 anni non ti sei ancora scottato le dita? No. E questa è una cosa importante.
perché un boss denkista almeno 4 volte la piastra la deve assaggiare. Guarda che è un buchetto. No, vai sulla piastra di là. Eccoci qua. Non ce l'hai così, grazie. Andiamo a vedere. Eccoci. Devo dire che mi tremano un po' le mani perché... Perché sei emozionato? Dopo tanti anni, no? Eccola qua, la maestria però c'è sempre. Taglio netto, cosa importantissima. Che dire, niente, dopo 25 anni siamo riusciti ancora a portare Daniele da Lussemburgo qui da noi a farci il club sandwich. Eccoci qua, noi siamo prontissimi per assaggiarlo. Ciao a tutti e buona serata. Ciao Daniele, buon rientro, bella la maglia che hai, complimenti, bella la maglia, sconosciuta, ok, ciao.